Sono Isabella, vivo nella comunità con la mia famiglia da 2 anni e mezzo quasi. Qui abbiamo trovato un po', perlomeno io ho trovato un posto tranquillo dove vivere, sereno, dove in realtà è quello che cercavo da più di 20 anni. Io e mia moglie ci siamo, oserei dire, riconosciuti perché fin da piccoli giocavamo insieme. Ci siamo conosciuti e abitavamo uno di fronte all'altro, nei palazzi di periferia di Catania. Siamo stati per 4 anni, in un certo senso fidanzati, perché tra la scuola sottufficiale e tra tante cose, insomma, io ancora non ero sistemato, però quando riuscii a sistemarmi, noi abbiamo fatto la cosiddetta fuitina. Siamo sposati da 28 anni, ad aprile faremo il 28° anno di matrimonio, ma insieme da 31. E noi siamo scappati di casa, letteralmente. Lei mi è sceso la valigia dal balcone. Mi sono improvvisato a Belfagor con un mantello nero, ma sotto avevo un'altra borsa con altra roba da portare via. E allora sono scappata e via, siamo andati. E lì è iniziata la nostra avventura insieme. Una bella avventura, se vogliamo. Che c'è, sei pronta? Hai il telefonino. Ah, ti volevo passare un attimo da Umberto, vediamo se hai bisogno di qualcosa prima Ah, di va bene. andare. Ok, sì. Allora, adesso noi andiamo, ok? Forse mi dimentico io, mi ricordo molto. Scusa, Però non dobbiamo è prendere? freddo, Dobbiamo? Ivone. No, Non è freddo? assolutamente, Sono tutti scherzo. scollacciati oggi. Basta un po' di sole e si scolla. La macchina di sì. Io comandavo una sezione dell'arma dei carabinieri che si trovava a Runo Dumenza, sopra Luino, sul Lago Maggiore, dove piano piano sono iniziati a nascere i figli. Abbiamo fatto 12 traslochi. È stato un massacro grande, però divertente anche. E così fino all'ultimo trasloco, cioè dove in effetti una è già andata per conto suo, è sposata, e gli altri 2 figli hanno continuato a vivere con noi, continuano a vivere con noi, c'è Lucky appunto, e l'altro che nel momento ha preso servizio militare a Chieti come volontario. Eccolo qua. Noi siamo tornati, eh? Ciao. Cosa suoni? Le dita, allunga le dita. Sono con le dita allungate. La che è la nostra croce in delizia, cioè, perché in effetti lui ha 25 anni, ma dentro di sé un po' come ne avesse un po' meno. E qui comunque vedo che con l'interazione delle persone che ci sono qua, con le famiglie, con i gruppi che vengono, lui realizza tanto, cioè ha aperto completamente un orizzonte. E infatti il mio sogno è che lui possa comunque andare avanti anche quando poi non ci sarò più. Ah, tu te ne vai a suonare con la chitarra, dai. Sì, sono bilasso. Va bene, va bene. Mi raccomando, il pennino, non con le dita. Le dita fai l'arpeggio, ma col pennino suoni, no?